Incontro a Berlino tra i due ministri esteri dell'Italia e della Germania. Ho chiesto del tempo per valutare. E sulle navi delle ONG tedesche in mare confermano nostre paure. Piantedosi lascia Bruxelles e vede le sue controparti in Tunisia e Libia. Buona azione contro partenze. Ascolta l'articolo. La notizia di 7 navi ONG. Alcune volano sulla bandiera tedesca. Altre no. Si dirigono verso Lampedusa. Conferma la nostra preoccupazione e la nostra analisi e ciò che ho detto al ministro Baerbock oggi. Queste sono le parole del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Parla con i giornalisti di Berlino sulla questione dei migranti. Mi sembra davvero strano, preoccupante. Il giorno in cui viene fatta una proposta, tutte queste navi arrivano. Cosa c'è dietro? C'è un interesse elettorale? Di un altro tipo? Non può esserlo. È qualcosa non funziona. Forse qualcuno vuole impedire che ci sia un accordo? C'è davvero un sacco di stupore, ha aggiunto. Eppure la giornata si è aperta con la conferenza stampa congiunta tra i due ministri, da cui è emerso il desiderio di lavorare insieme per soluzioni europee congiunte. C'è una linea comune tra Italia e Germania. Proposta di patto asilo tedesco? Tempo impiegato a esaminarlo. Non abbiamo detto no alla tedesca presentata questa mattina. Ministro degli Interni ha preso solo tempo per esaminare contenuto questa proposta da un punto vista legale. Ma questo non significa pensare che le persone non debbano essere salvate in mare. Questo è commento Tajani riguardo al compromesso tedesco sul patto dell'UE sui migranti. In particolare quanto riguarda una clausola sugli aiuti umanitari. Il è normale una valutazione più approfondita dal punto vista legale, ascoltando anche l'opinione degli altri membri del governo. Ha aggiunto. Times consegna lunghi. Tutto ciò potrebbe allungare tempo necessario l'accordo nell'UE sulla regolamentazione delle crisi incluse nel patto sulla migrazione e sull'asilo. Secondo diverse fonti europee, l'approvazione prevista all'incontro dei rappresentanti permanenti rischia essere rinviato dopo che l'Italia ha chiesto il valutare nuovo compromesso proposto dalla presidenza spagnola soddisfare le richieste della Germania. In particolare sulle protezioni i migranti e o l'esclusione le ONG salvano da situazioni sfruttamento della migrazione che, secondo la legislazione, attiverebbe l'emergenza del flusso. Pianto si vede il ministro Tunisia. Buona azione contro partenze. Il ministro Interni Matteo Piantedosi, lasciato Bruxelles dove ha partecipato al Consiglio degli Affari Interni. Volare a Palermo, incontrare i ministri interni della Libia e Tunisia. Il capo del Ministero Interni espresso apprezzamento per la recente intensificazione dell'azione tunisina volta a prevenire le partenze. Le operazioni di polizia completate nelle ultime ore che hanno portato all'arresto di 124 trafficanti. Sulla fronte rimpatrio volontari assistiti dalla Tunisia ai paesi origine dei migranti ha aggiunto. Ho ribadito.